Cari telespettatori, siamo giunti alla settima puntata di Occhio al Voto, il nostro programma di informazione politica locale che ospita i candidati alle elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno. Vado subito a presentarvi gli ospiti di questa sera, a partire da Gianluca Cespuglio, della Fano che vogliamo, che appoggia la candidatura a sindaco di Stefano Marchegiani per la coalizione Progressisti per Fano 2050. Buonasera. Enzo Di Tommaso, di Forza Italia, che sostiene la candidatura a sindaco di Luca Serfilippi. Benvenuto. Per la coalizione di centro-sinistra, Dimitri Tinti, del Partito Democratico, a supporto del candidato a sindaco Cristian Fanesi. E do il benvenuto anche al giornalista Silvano Clappis, che questa sera sarà con noi. Ed ora passiamo alle biografie dei nostri ospiti. Gianluca Cespuglio, 59 anni, è nato a Saltara, è sposato con Gabriella ed è padre di due figlie, Beatrice, 24 anni, ed Eugenia, di 18. Dopo essersi diplomato all'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, ha conseguito a Urbino la laurea in geologia con una tesi sperimentale in geofisica. Poi all'Università degli Studi di Trieste ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze ambientali, scienze del mare, indirizzo geochimico. Successivamente ha svolto l'attività di ricercatore nel laboratorio di una università di Parigi. Nel corso degli anni ha firmato diverse pubblicazioni scientifiche, sia nel settore della geofisica che della geochimica, poi su riviste internazionali. Rientrato in Italia, ha preso servizio presso la regione Friuli Venezia Giulia con qualifica professionale di segretario amministrativo, dal quale si è dimesso per assumere l'incarico a tempo indeterminato in un ente locale dell'entroterra pesarese. Dal 2004 ad oggi riveste l'incarico di istruttore direttivo con posizione organizzativa in qualità di funzionario tecnico elevata qualifica presso enti locali dell'entroterra. Nel tempo libero ama viaggiare, nel corso degli anni ha acquisito la qualifica di sommelier, il Master per Chocolate Tester Certificate, l'idoneità fisiologica all'assaggio dell'olio d'oliva ed è iscritto nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti. Dal 2017 fa parte di Olea, nella quale riveste il ruolo di delegato provinciale. A livello cittadino, già da giovane, si è candidato nelle liste dei Democratici di Sinistra per la prima circoscrizione di Fano, dove ha assunto l'incarico di consigliere di circoscrizione. Nel 2009 è stato il cofondatore dell'associazione La Fano dei Quartieri, che poi ha dato origine all'omonima lista civica, dove ha rivestito l'incarico di segretario. Nel 2014 è stato nominato nel consiglio di amministrazione di Aset Holding, portando a conclusione il processo di fusione con Aset S.p.A. Nel 2019 ha organizzato con gli amici Paola e Marco il gruppo di volontari di Pugliamo Fano, che ha raccolto più di 8 tonnellate di rifiuti. In questa tornata amministrativa si candida nella lista La Fano che vogliamo, Marchegiani sindaco, con la coalizione dei progressisti. Ed ora passiamo ad Enzo Di Tommaso, 68 anni, è nato e residente a Fano ed è sposato con Anna, dalla quale ha avuto due figlie, Francesca e Lucia. Si è diplomato come contabile di azienda all'Istituto Olivetti di Fano e successivamente si è diplomato come analista contabile. Da 35 anni svolge l'attività di libero professionista come agente immobiliare. Nel 2002 ha iniziato il suo percorso politico fondando il secondo circolo di Alleanza Nazionale. Nel 2014 è stato eletto consigliere provinciale di Alleanza Nazionale e poi vicepresidente della Commissione Consultiva Urbanistica Provinciale. 5 anni dopo è stato tra i fondatori della lista civica Fano Fortune, a sostegno del candidato sindaco Stefano Guzzi, che lo nominò consigliere di amministrazione di Aset S.p.A. Dal 2009 è sempre presente nelle fila di Forza Italia. Attualmente fa parte del direttivo provinciale ed è coordinatore commissario di Fano. Ho un'ottima conoscenza del territorio e dei suoi cittadini, ha spiegato Di Tommaso, grazie alla professione e alle attività svolte in politica. Oggi è candidato nella lista di Forza Italia, Udicino e Moderati, a sostegno del candidato sindaco Luca Serfilippi. L'obiettivo, ha dichiarato Di Tommaso, è quello di trasformare la città in un luogo più sicuro, vivibile e bello, con tutto l'impegno a favore dei concittadini e del territorio che amo. E chiudiamo con Dimitri Tinti, 53 anni, è laureato in economia all'Università di Urbino e ha conseguito un master di tecnico di politiche territoriali e urbane. Da oltre 20 anni è dipendente della Regione Marche. Dal 2011 vive a Fano con la moglie Marina. Appassionato di cinema, ama la lettura e lo sport. La politica è una passione nata a scuola, poi proseguita con l'impegno a Sant'Ippolito, dove è cresciuto e in cui è stato assessore a cultura e servizi sociali dal 99 al 2004 e poi sindaco per 10 anni, dal 2004 al 2014.
2014. Dal 2019 assessore al welfare di comunità del Comune di Fano e presidente dell'ambito sociale 6. Si è impegnato a migliorare il sistema di welfare, promuovendo l'innovazione sociale e a potenziare la gestione associata dei servizi per accompagnare l'inclusione delle persone più vulnerabili. Il progetto concreto, ha precisato Tinti, è quello di unire i comuni dell'ambito 6 con uno strumento più agile come l'ASP, che, ottimizzando le risorse, migliori la qualità e l'efficacia delle prestazioni sociali. Un lavoro svolto come ambito 6 gentile per dare valore alla gentilezza come stile per migliorare il contesto. Per me, ha dichiarato, fare politica è credere in un progetto comune nel quale ognuno possa inserire il proprio percorso di vita e sentirsi valorizzato. Una visione che rappresenti le energie e le idee migliori, motivi le persone e crei cultura diffusa. Tinti è candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Fanesi Sindaco. E dopo aver conosciuto meglio i nostri ospiti, Silvano, passiamo alle domande. Grazie Simona, ricordo prima di iniziare che avete a disposizione 2 o 3 minuti a seconda delle domande che vi faremo e che vi alternerete nelle risposte. Per cui iniziamo subito con la prima domanda. In questi ultimi giorni si è parlato molto a Fano del ritorno della statua dell'Esipo dopo la sentenza della Corte Europea che è favorevole, che si è pronunciata favorevolmente al ritorno della statua in Italia. Nasce adesso la questione di dove eventualmente collocarla. Massimo Osanna, che è il direttore dei musei del Ministero della Cultura, ha proposto qualche tempo fa Fano proprio come sede di un museo statale dell'arte salvata. Spetta quindi ai fanesi indicare quale sia il luogo migliore dove accogliere un giorno anche il ritorno dell'Esipo. Che idee avete in proposito quindi su dove collocare e dove collocare il museo e dove collocare eventualmente la statua? Per questa domanda avete a disposizione 2 minuti di tempo ciascuno. Inizia a rispondere Gianluca Cespuglio. Prego. Bene. Grazie. Dunque, la notizia è importante e fondamentale per tutta la città. E l'Esipo lo si può identificare come i bronzi di Riace. C'è un ritrovamento estremamente importante, storico-culturale, che merita, diciamo, una sede sicuramente decorosa. L'idea di Osanna non è male, io l'estenderei addirittura a tutti i reperti trovati nell'Adriatico, anche perché sarebbe importante un museo nazionale che raccolga tutti i reperti raccolti nel nostro mare. Oltretutto noi fanno anche baricentrica, dunque sarebbe una collocazione perfetta. E come suggestione io ne avrei una. Allora, premesso che ancora si va tutti per carte bollate, di conseguenza il ritorno dell'Esipo può essere osteggiato dalla proprietà, come si è sempre messa di traverso, dunque sarà un percorso lungo. Però qualora dovesse arrivare, Fano è pronta ad accoglierla. Nell'immediatezza, anche dove si è svolta la mostra di Leonardo da Vinci, no? Cioè abbiamo dei luoghi nell'immediato per poterlo collocare, però dobbiamo avere una prospettiva futura. E come prospettiva futura io vedrei molto bene, è sul tema anche di questi giorni, l'ex caserma, che possa diventare museo nazionale appunto di tutti i reperti ritrovati nell'Adriatico. Questa sarebbe una formula estremamente suggestiva, perché oltretutto, ecco, collettare in un unico museo tutti i ritrovamenti permette agli studiosi di ricostruire un po' tutte quelle che erano i traffici marinari e di interesse nell'Adriatico. Dunque sarebbe un museo, a mio giudizio, di primaria importanza, che nell'ex caserma troverebbe una sua collocazione. Oltretutto è di questi giorni la notizia, appunto, che ancora non ho capito bene, come cittadino non ho capito bene, se la caserma la compriamo o è a costo zero. E anche lì spero che sia a costo zero, perché essendo un museo nazionale, la caserma è già statale, di conseguenza batteremo a zero. Dunque neanche io spero che non vengano spesi i soldi per l'acquisto della caserma, che non avrebbe senso adesso come adesso. Tutto qua. Bene, grazie. Grazie Cespuglio. La parola a Enzo Di Tommaso. Sì, dunque è un'ottima notizia questa, ma soprattutto a coronare un sogno di chi si è sempre battuto fino ad oggi, anche dei comitati, dei gruppi politici che hanno sempre cercato di favorire il rientro di questa statua. Oggi non è proprio così semplice ancora la cosa, che nonostante la sentenza che ci favorisce, però mi pare che i rapporti, leggevo proprio sti giorni, fra la direttrice del Polghetti Museum e lo Stato del Governo italiano non è proprio idilliaco. Quindi chiaramente questo
Speriamo che si bypassi e che il ministro San Giuliano, insieme al governo, il ministro degli esteri, eccetera, eccetera, trovino una quadra per favorire questo ritorno. Ma io credo che l'ubicazione è importante o non è importante, qui dobbiamo comunque confrontarci anche con i cittadini, capire anche quali sono per i cittadini, quale può essere per il cittadino il posto ideale. Chiaramente mi trovo anche d'accordo con Cespuglio quando dice che bisognerebbe riunire tutti questi reperti di modo che si dà la possibilità anche agli esperti e anche a chi viene a Fano di vedere un po' quello che il nostro grande mare Adriatico ogni tanto ci ha fornito. Abbiamo la Corte Malatestiana che è piena di questi reperti che sono lì appoggiati da una parte e si potrebbe vedere di metterli tutti insieme. Poi ci vuole una struttura idonea, la struttura idonea chiaramente va individuata, siccome è una cosa di marineria potrebbe anche essere adatta il laboratorio che abbiamo giù in Sassonia, quindi ecco, potrebbe essere un contesto che rimane nel contesto, diciamo, ecco, scusate il giro di parole, però in realtà è una cosa che viene dal mare e rimane lì. Poi creare un'altra struttura lo vedremo, poi sentiamo anche cosa ne pensano i cittadini, perché soprattutto il nostro presupposto è quello di confrontarsi su questi temi importanti con i cittadini. Grazie Di Tommaso. Sì. Ultimo giro per Dimitri Tinti. Ma sì, anch'io mi unisco chiaramente alla soddisfazione per questa bella notizia, anche se leggendo appunto le dichiarazioni di chi segue questa vicenda ormai da tempo, un po' gli entusiasmi vanno un po' frenati, perché so che questo è il primo grado di giudizio della Corte Europea, ci potrebbe essere anche un ricorso, poi bisogna comunque attuare anche il decreto di confisca che era stato fatto tempo fa. Quindi ci sono ancora dei passaggi e quindi il procedimento potrebbe essere anche ancora lungo. Però intanto è importante chiaramente questa notizia per Fano, perché l'atleta, l'opera insomma dell'Irisippo, dello scultore, è sicuramente un'attrattiva importante sia dal punto di vista turistico, culturale, e proprio per questo secondo me l'amministrazione, chiunque governerà, dovrà farlo in maniera più partecipata possibile, ma soprattutto anche con una proficua collaborazione con gli enti superiori. Lettera, appunto, le dichiarazioni del direttore del Ministero per quello che riguarda i musei è importante e quindi occorre una progettualità non banale, ma una progettualità fatta insieme in maniera virtuosa, di eccellenza. Per questo condivido quello che ha scritto anche di recente il sindaco Seri, invitando appunto lo stesso direttore a Fano, perché su questo bisogna fare un ragionamento comune di prospettiva poi per individuare qual è la sede più opportuna. Non bisogna trovare soluzioni rimediate. Noi ricordo che abbiamo comunque anche il museo della Romanità previsto all'ex Filanda, cioè all'ex teatro romano, dove c'è un finanziamento già previsto di 6 milioni e mezzo al quale abbiamo partecipato a un bando di recente. Bene, passiamo ora anche alla seconda domanda. Avete per questa domanda 3 minuti a disposizione, ve lo ricordo. La domanda è seguente, e sempre per restare in tema di attualità, si sono viste le difficoltà da parte della cantieristica di portare le imbarcazioni al porto di Fano con un attraversamento proprio della città. Si è tanto parlato di strada delle barche, ma questa è ancora rimasta tutta sulla carta, come pure l'idea di realizzare uno scalo di alaggio nella ex pista dei go-kart che avvantaggerebbe appunto i cantieri navali ed eliminerebbe appunto il passaggio proprio all'interno della città. Ecco, cosa ne pensate anche su questa idea di strada delle barche e di scalo di alaggio? Inizia a rispondere Enzo Di Tommaso, prego. Grazie. La strada delle barche è un problema annoso, perché qui dobbiamo ripartire da circa 10-15 anni fa, quando la cantieristica era un fiore all'occhiello per la nostra città e dava lavoro a tantissime
tantissimi operai, tantissimi ragazzi, tantissimi giovani. Quella volta si era ventilato la possibilità di realizzare una nuova strada che dalla zona industriale di Bellocchi percorresse strada San Michele, arrivasse, bypassasse sopra l'unico ponte che c'è sopra l'autostrada, che fra l'altro quando l'hanno rifatto nuovo è stato fatto anche più largo. Lì addirittura si parlava che le due barriere laterali per far passare le barche in automatico col telecomando dovessero aprirsi. Arrivasse alla bocca dell'aeroporto, poi passasse in via Mattei e la nazionale per arrivare poi sul benedetto ponte che è sopra la ferrovia. Chiaramente questo ponte ormai si dice, per quello che si legge sulla stampa, che non sia neanche più a norma, oltre disastrato nel manto stradale, è pericoloso per le due piste ciclabili laterali, non sia più a norma. Più c'è una discesa talmente che non ha nessun significato, perché va nella strada lungo la ferrovia, per cui non sarebbe. Ecco, questa strada delle barche, questo attraversamento della pista di Coccarde potrebbe essere una soluzione, ma va prima rivisto il ponte, perché se no andiamo a spendere i soldi per niente. Quindi il ponte va messo in sicurezza. Secondo me questo ponte, come si dice, non è più a norma, va messo a norma prima questo, poi dopo si vedrà la questione della strada interna. Quella potrebbe essere una soluzione, però tenete conto che si va, quell'area lì è un'area risorsa, è un'area molto importante rispetto a quello che è la Sassonia Sud. Lì i residenti ci hanno sottoposto un progetto, uno schizzo ancora fatto da un ragazzo. Abbiamo, come forza politica, contattato anche i proprietari, perché lì ci sono dei proprietari delle aree private. A monte c'è l'area del comune, che è tenuta non proprio come Dio comanda, e ci hanno proposto anche questa draga dell'Agio. La draga dell'Agio però lì mi sembra inopportuna, anche perché lì ci sono dei vincoli della sovrintendenza con la Montagnola, con il muraglione e le case. E in più quella è una zona che dobbiamo tenere conto che sarà molto oggetto di lavori, perché lì ci deve venire lo scolmatore di via Pisacane su via del Bersaglio, il sottopasso di via del Bersaglio, che è necessario per tutti, e una rotatoria. Quindi è un progetto complessivo. Mi pare che la draga dell'Agio però è l'unica cosa che non vediamo, è un po' difficile da sostenere. È chiaro che non possiamo continuare a passare da Viale Battisti e andare a rischiare di buttare giù un terrazzo all'Hotel Cristallo ogni volta che c'è un bar, insomma. Ecco, questo è una soluzione, è una progettazione che dovremo vedere a breve, ma complessiva deve essere, non può essere a step, diciamo. Bene, grazie. Dimitri Tinti. Ma sì, partendo dal presupposto che chiaramente quella è un'area appunto di valore, e tra l'altro anche nel PRG è prevista un'area di riqualificazione sia di tutela ambientale, ma anche dal punto di vista anche di promozione turistica, perché potrebbe diventare la spiaggia libera più importante della nostra città. È chiaro che quell'area appunto va preservata in quel senso. Tra l'altro mi risulta anche dagli incontri fatti con il comitato di residenti che sia un po' questa la prospettiva, farla diventare appunto, come è stato detto, un'area risorsa. Chiaramente lo scalo di Alaggio comporterebbe tutt'altro, perché verrebbe stravolta. Tra l'altro lì è anche prevista, so che dovrebbero partire i lavori anche per la difesa della costa, quindi con tutte le barriere che sono previste, che andrebbero comunque modificate, perché andrebbe fatto un pennello. Quindi ci sono tutta una serie di controindicazioni che non portano verso quella direzione. Il problema delle barche è comunque importante, soprattutto le barche di porto. Noi abbiamo un porto misto, che ha una funzione mista, che ormai purtroppo anche per scelte, secondo me, poi bisogna sempre trovarci, sì, è difficile giudicare chi c'era prima, però insomma sono state fatte delle scelte forse un po' azzardate in passato. Ad oggi però mi risulta che la strada delle barche è finanziata dalla Regione. Si è fatta un'opera di una bonifica bellica,
sono stati ritrovati anche dei elementi, diciamo, materiali che sono da verificare e da smaltire. Quindi ci sono tutte quelle procedure in corso, anche poi lì c'è il tema appunto dell'autorizzazione ARPAM, sovrintendenza, che è stato detto, quindi ci sono tutta una serie di... Però ecco, l'amministrazione è impegnata su questo, tra l'altro è anche previsto un raccordo con il ponte, che chiaramente se non è a norma va adeguato, c'è l'illuminazione che non era prevista, tra gli interventi c'è anche il sottopasso che collega la zona di Via del Bersaglio con San Lazzaro, che ricordo la Giunta Aguzzi aveva tolto, non aveva più previsto. Quindi ecco, sono sicuramente importanti e questa amministrazione non è stata con le mani in mano. Adesso chiaramente bisogna aspettare appunto che la procedura di verifica e poi di smaltimento dei materiali che sono stati trovati, ricordiamo che quella è stata per tanti anni un'area abbandonata di continuo di pieno degrado, quindi è anche facile, insomma, che ci siano materiali che, insomma, e quindi necessita prima di tutto di una bonifica, però la strada delle barche è prevista e lì sarà fatta. Grazie Tinti, chiude questo giro Gianluca Cespuglio. Sì, grazie. Io chiedo scusa agli telespettatori, ma devo fare un piccolo passo indietro. Non sono abituato alle telecamere e ai tempi contingentati, però mi corre l'obbligo rispetto all'ISIPO fare delle precisazioni e trasmettere delle suggestioni. Allora, precisazioni. In Italia è sempre tutto complesso, poi adesso ci si mette anche la Corte Europea e quando si va per carte bollate si è lunghi. Io auspicherei che Fano per una volta sia pronta ad accogliere questa statua. Dunque, se c'è l'apertura del direttore generale Osanna nel realizzare a Fano un museo dell'Adriatico, cogliamo questa occasione, poi sia a prescindere, oserei dire, sia che arrivi o non arrivi l'ISIPO, facciamolo, poi se arriva tanto meglio, avrà una sua collocazione, facciamo vedere una volta ogni tanto all'Europa, al mondo, perché negli Stati Uniti, che il nostro territorio è pronto, non fermiamoci al fatto che ci possono essere degli elementi burocratici che osteggiano, perché se ci fermiamo a queste cose non andiamo da nessuna parte, dunque direi di attivarsi subito e sono convinto che e ho garanzia anche parlando con Stefano Marchegiani, che se dovesse essere sindaco si attiverà subito per stabilire rapporti e contatti con il Ministero per far sì che questo si realizzi. E poi un'ultima suggestione, siccome il ritrovamento dell'ISIPO è del 14 agosto e l'8 agosto del 64 e l'8 giugno ci fu la famosa tempesta dove morirono 4 marinai fanesi, auspicherei anche un'ala dedicata alla marineria fanese dove trovi dignità e venga dedicata a questi 4 nostri concittadini, Valentini, Tonti, Perugini e Ricci, in memoria loro, perché, ironia della sorte, torno a dire, due mesi prima c'è stata questa tragedia e 2 mesi dopo è stato ritrovato l'ISIPO. Dunque, restituire alla città anche un po' di quella fortuna che, nella sfortuna che ha avuto. Però, scusi, non voglio disattendere la sua domanda. Allora, strada delle barche. Sicuramente, allora, l'area ex pista dei kart mi ha visto in prima persona quando ero ancora alla prima circoscrizione, insieme al Comitato, a combattere delle battaglie per, diciamo, dare un decoro a quell'area, che non essendo un'area portuale, voglio subito chiarirlo, almeno per quanto mi riguarda, non è un'area, diciamo, destinata all'alaggio delle barche. Dunque non è un'area portuale, non può avere una destinazione come quella. Di conseguenza quell'area non va destinata appunto come area portuale, ma va riqualificata e ridata dignità, anche perché è un'area estremamente importante, attrattiva dal punto di vista turistico, tanto Fano ci vive di turismo, di conseguenza va sicuramente riqualificata e questo il Comitato se ne deve rendere conto e in questo già io dal 2009 fui vicino a questo Comitato. Poi nel 2009 l'allora Presidente si lasciò un po' irretire da tutte le promesse fatte dall'allora Sindaco Aguzzi. Hanno ceduto, ma io ho detto guarda che lì non si va da nessuna parte e infatti siamo ancora qua a discutere di quell'area. Di conseguenza, per quanto mi riguarda, va sicuramente riqualificata e non va prevista quella destinazione. In merito alla strada delle barche abbiamo tanti tecnici, tanti progettisti, tante persone qualificate, si troverà una forma. Io adesso come adesso non ho la soluzione onestamente, però una forma si troverà. Okay, grazie a lei, grazie Cespuglio. Tinti, ripartiamo da lei con la prossima domanda. In questi anni, soprattutto a primavera, abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte dei cittadini sul verde incolto. Da ultimo in centro storico, negli sparti traffico e in alcuni luoghi e monumenti caratteristici della città, come sulla Rocca Malatestiana, sul Bastione del Nuti. In che modo gestirete questa problematica? Ad esempio, continuando ad
affidare ad ASET alcune zone, oppure coinvolgendo le associazioni di quartiere con un rimborso adeguato? Avete 2 minuti a vostra disposizione, Tinti. Beh sì, allora il verde pubblico e la manutenzione del verde pubblico è fondamentale, anche perché sono le prime cose che si guardano, no, quando anche e soprattutto per chi arriva nella città vanno subito nell'occhio, ed è giusto preparare e mantenere la città in maniera adeguata e dignitosa. In questi anni noi abbiamo tra l'altro fatto dalla prima amministrazione seria, passato alla manutenzione del verde in gran parte ad ASET, tra l'altro raddoppiando anche la spesa, perché eravamo partiti che si spendeva circa 500.000 euro, oggi se ne spendono oltre 1 milione. Chiaramente non basta, perché poi ASET, abbiamo visto, non è specializzata su questo, quindi si stanno facendo anche, mi risulta, delle valutazioni anche per capire, anche se ci sono in prospettiva aziende che hanno diciamo un management anche specializzato su questo, perché poi ogni settore ha la sua specializzazione. C'è il tema anche della manutenzione anche lungo le strade, che è gestita anche insieme con i lavori pubblici. Anche lì gli interventi vanno resi un po' più frequenti. E poi c'è il tema anche delle associazioni. In questi anni le associazioni sono state coinvolte, ci sono a tuttora delle associazioni che se ne occupano. Il tema è che purtroppo lo fanno diciamo per spirito di comunità, di appartenenza, perché ci tengono, e quindi vanno anche ringraziate per questo, perché purtroppo ci sono delle normative che dicono che praticamente all'entrata deve corrispondere la spesa, quindi non c'è un margine su questo. Però ecco, le associazioni dimostrano di essere parte della città e di garantire anche una coesione sociale importante. Grazie Tinti. Cespuglio, passiamo a lei. Come pensate di gestire questa problematica del verde? Allora, anche qui diciamo si sfondano a porta aperta, perché sono stato uno dei più grandi fautori e promotori con la lista Raffano dei quartieri del ripristino delle circoscrizioni di quartiere. ASET nel discorso del verde sta facendo un grandissimo lavoro, però sappiamo che non si riesce ad arrivare dappertutto. Dunque io sarei per cogliere, diciamo, quello spirito di volontariato proprio dei cittadini fanesi che si vogliono prodigare, spendere anche in senso civico per il proprio quartiere, per il proprio territorio, per la propria città, dandogli spazio e invitandoli appunto a fare delle sinergie amministrazione e quartieri, per far sì che la manutenzione del verde possa passare anche a cittadini che si vogliono impegnare in questa attività, perché ASET può fare, ma chiaramente non può fare dappertutto. Sta facendo bene, per fortuna che si è fatta questa cosa, ma va sicuramente potenziata e sarà a tiranghi. Dunque sicuramente un coinvolgimento maggiore da parte dei cittadini, non sempre mettergli magari i bastoni tra le ruote, trovare anche dal punto di vista amministrativo e burocratico di dare libero spazio e libera iniziativa a chi vuol fare in questa città, perché se no tutte le volte ci leghiamo sempre le mani, non è che possiamo passare sempre per carte, le cose devono essere fatte diciamo in modo regolare e corretto, però bisogna anche semplificare un po'. Dunque restituire i comitati di quartiere, dunque un'assemblea diciamo riconosciuta e diciamo chiamiamola paritaria nei confronti del dialogo con la pubblica amministrazione e con il comune, che possa impegnarsi a mantenere il nostro verde. Ce n'è tanto il verde, come tutte le piccole infrastrutture, che potrebbero essere i giardinetti, i parchi per bambini e così via, con tutte quelle azioni di volontariato e tante altre iniziative che nei quartieri si possono tenere e svolgere per il bene della nostra collettività. Enzo Di Tommaso, quali soluzioni adottare? Noi come programma abbiamo inserito il fatto di aumentare l'assegnazione ad ASET, che ASET crei, essendo un'azienda pubblica, crei un settore che possa tenere sotto controllo, diciamo, ecco, la questione del verde. È chiaro che l'istituzione che noi prevediamo di immediato, nei primi giorni, se vinceremo le elezioni, quella dei consigli di quartiere, e quindi anche trovare all'interno degli stessi quartieri, con una giusta remunerazione, con una giusta, ecco,
dei volontari che possono dare una mano a fare questo lavoro. È chiaro che qui le normative non sono semplici, perché comunque non è che tutto si può fare così dalla sera alla mattina, però cercheremo di fare in modo che questo problema venga risolto. Oggi noi vediamo che ci sono dei cittadini che sono costretti a tagliare l'erba da soli alla fermata del tram. Ci sono delle strade proprio che non sono, sono più percorribili, ai cimiteri, e lo diremo dopo, ci sono i canneti che arrivano in mezzo alla strada, lungo il canale Albani è la stessa cosa, in centro storico ci sono delle vie tipo i piatelletti che la gente si è comprato il decespugliatore da solo per tagliare l'erba, perché proprio anche perché fa oltre che fa brutto, ma anche diciamo poco igienico, perché poi potrebbero portare anche degli animali indesiderati, no, a ospitare. Quindi è una cosa da risolvere, è una cosa che va fatto anche qui un progetto complessivo che deve essere ben organizzato e che comunque abbia, purché ci siano le risorse, si possa affrontare nel migliore dei modi questa cosa. Però il nostro pensiero principale è quello di valorizzare il lavoro che ASET ha fatto fino ad oggi e che potrà con un giusto accordo essere aumentato e quindi avere una città più pulita, più bella e senza erbacce in giro anche nei parcheggi e nei giardini pubblici, dove mio nipote mi dice: ma nonno, come faccio io andare via a giocare a pallone che c'è l'erba? Ecco, quindi questo... Abbiamo terminato il tempo. Scusa. Mi spiace. Scusa. Prego. Andiamo ancora verso un'altra domanda. Si avvicina l'estate, la sicurezza e il rispetto delle regole diventano fondamentali, specie nelle zone a mare, il Lido, la Sassonia, ma anche Torrette di Fano, zone frequentate da migliaia di turisti e soprattutto anche da migliaia di giovani. Cosa proponete in concreto per vivere un'estate tranquilla? Avete a disposizione ciascuno 2 minuti, inizia a rispondere Gianluca Cespuglio, prego. Bene. Allora, io onestamente lo faccio anche per mestiere. Allora, innanzitutto applaudo all'iniziativa che ha fatto il Comune nel, diciamo così, prevedere telecamere in tutto il territorio. Io ho fatto anche dei progetti, dialogando con delle forze dell'ordine, mi dicono che effettivamente sono molto utili e riescono a monitorare il territorio. La nostra città è caratterizzata, allora, io dialogando con le forze dell'ordine anche ad alti vertici, mi dicono: guardate, le Marche e Fano vivete nel paese del Bengodi. Ma io parlo con persone, comandanti delle forze dell'ordine che hanno anche un'esperienza nazionale. Dice: tutta questa delinquenza a Fano non c'è. Prima. Quella che c'è, allora, può essere o quella esterna che arriva a Fano, appunto, con l'azione di delinquere, ma le forze dell'ordine hanno tutti gli strumenti e la capacità per reprimere questi, diciamo, così, delinquenti, chiamiamoli esterni alla città, oppure quelle che si potrebbero definire quasi ragazzate che intercettano forse il malessere giovanile, diciamo non curato e non gestito, cioè tutti gli eventi che sono accaduti, no? Io non li voglio stigmatizzare, però credo anche che non è che ci sia tutta questa delinquenza, questa... E Fano non si possa girare, sia una città, diciamo, senza controllo. Il controllo c'è, io credo che c'è da parte dei giovani del disagio, e questo va intercettato e va fra virgolette, sì, intercettato e curato prima che il malessere sfoci. Dunque auspico delle politiche giovanili e qualcosa per ci sono delle esperienze a Fano molto importanti, come quella del Comitato Poderino, che sta intercettando ragazzi e li sta avviando anche, diciamo, in un dialogo territoriale portando dei benefici. E anche qui, diciamo, ecco, ritorna il tema dei comitati di quartiere, dove un presidio nel territorio potrebbe essere utile per intercettare queste difficoltà. Scusate, finito il tempo. Bene, grazie Cespuglio. Più che altro si parla soprattutto di ragazzate che vengono effettuate di notte, no? Quindi sì, la famosa movida che potrebbe portare e creare qualche problema. Ecco, cosa ne pensa Enzo Di Tommaso? Ma il problema di Fano è, cioè, la movida, comunque dobbiamo trovare un modo per farla esistere, e i due problemi devono convivere insieme. Fano, noi avevamo prima tanti giovani da Pesaro che venivano a Fano, adesso i giovani, Fano è rimasta al palo, come si suol dire,
è stato tolto anche purtroppo la struttura che c'era al Lido, che ospitava concerti e, no, e gruppi popolari che si esibivano, eccetera. E quindi c'è una carenza, per questi giovani non sanno come fare, devono emigrare. Questa è la difficoltà di questi ragazzi che si divertono a fare queste cose, questi atti in centro storico. È un problema serio, è perché innanzitutto dopo una certa ora non dovrebbero bere, perché comunque ci vuole anche qualcosa di restrittivo. Però ecco, bisogna coinvolgere, i giovani devono essere coinvolti, quindi occorre anche, secondo noi, oltre a questo, aumentare la presenza dei vigili urbani e quindi di notte che girano e che nei luoghi più sensibili, tipo Piazza Miani, l'Arco d'Augusto e così via, adesso cito dei nomi così a caso, però ecco, la presenza dei vigili che, quindi sicuramente noi, se andremo al governo della città, avremo previsto una assunzione ancora di vigili urbani, di creare una pattuglia che gira di notte, perché è vero che l'ordine pubblico spetta alla polizia e ai carabinieri e alle forze dell'ordine, che stanno facendo un egregissimo lavoro, anzi per questo bisogna ringraziarlo, però dobbiamo aumentare la presenza sul territorio. Se la presenza chiaramente fa in modo, anche in modo tale, di prevenire questa cosa. Per l'estate c'è una forte presenza sia sul Lido che sulla Sassonia. Bene, grazie Enzo Di Tommaso. Chiudiamo il giro con Dimitri Tinti. Ma sì, anch'io, come ha detto un poco fa Cespugli, mi unisco sul... Allora, prima di tutto, non, per quanto può essere legittima chiaramente la critica a chi sta amministrando, la campagna elettorale prevede anche questo, però ecco, a me non piace la strumentalizzazione che spesso si fa, spesso a centrodestra, su questi episodi, trasformandoli, dando l'idea di una città sotto scacco di baby gang fantomatiche. Ecco, ridimensioniamo un po' il fenomeno. Ci sono stati, ci sono, probabilmente speriamo di no, ma ci saranno degli episodi di atti vandalici o di piccola violenza, sul quale però in questi anni non è che siamo stati, appunto, il tema delle telecamere, del maggior controllo sul territorio. Ricordo, se non ricordo male, sono 170 le telecamere in tutto il nostro territorio. Eravamo partiti quando, diversi anni fa, che erano veramente, si contavano su una mano. Poi il controllo da parte delle forze dell'ordine, che purtroppo come numero andrebbe incrementato, queste sono scelte anche di chi governa a livello nazionale, ma c'è un ottimo rapporto che si è costruito in questi 10 anni, soprattutto con i vigili che sono oggi a regime, perché ogni 1000 abitanti ci deve essere un vigile, noi abbiamo circa 60 vigili. Poi chiaramente questo non basta, c'è anche tutto il tema dell'educazione, della prevenzione che stiamo facendo anche come unità di strada. Ci sono tanti interventi che rimangono sotto traccia perché è difficile raccontarli, ma poi anche per gli eventi, noi siamo fortunati perché è una città piena di eventi, molto vivace, che vanno sicuramente controllati. È stato fatto anche un regolamento sui limiti e rispetto del rumore. Quindi ci sono una serie di accorgimenti, ma in un approccio multidisciplinare che vede come prioritario il bene della città e soprattutto della vivacità della stessa. Grazie Tinti, noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo in studio. Bene, bentornati nei nostri studi per Occhio al Voto. Abbiamo altre 4 domande per i nostri ospiti. Silvano, a te. Bene, la civiltà di una società si riconosce dalla cura con cui mette e con cui conserva i propri cari. Una massima che credo che sia stata detta dal poeta Ugo Foscolo. Questo per dire che molti fanesi si lamentano in questi ultimi tempi dello stato dei cimiteri riguardo alla loro manutenzione, ma anche riguardo ai piccoli furti che avvengono quasi giornalmente. Si tratta di furti di cose di poco valore dal punto di vista economico, ma in sé di grande importanza affettiva. Avete soluzioni in proposito per quanto riguarda appunto la cura dei cimiteri?
Vi ricordo che avete 3 minuti per rispondere a questa domanda. Inizia Enzo Di Tommaso, prego. Grazie. È un problema serio questo, perché è un problema che ci trasciniamo dietro da tanto tempo, quello dei cimiteri. Oltre che la gente chiede la costruzione di nuovi loculi, eccetera, il problema è anche quello dei forti, perché sono tutte piccole cose che hanno scarso valore, ma un valore molto affettivo. Come ho detto in molto modo di dire in questi giorni, addirittura dei trofei, piccoli trofei rotti, rubati dei pezzi, eccetera. Chiaro che lì bisogna aumentare la sicurezza. Il custode è uno, o lavora in cima, o lavora in fondo, delle volte non c'è perché anche lui ha diritto di fare le sue ferie, e oltre a questo poi non c'è nessun altro, quindi rimane il cimitero aperto perché si apre automaticamente e quindi non ci sono i controlli. Vanno aumentati i controlli, questo sicuramente sì. Va non con i vigili urbani chiaramente, ma comunque quantomeno nelle ore durante il giorno che ci sia sempre qualcuno dentro, per evitare che questi teppisti si divertano a fare queste cose. Anche perché ultimamente, soprattutto Luciano, hanno staccato dei crocifissi, hanno preso oltre questi oggetti piccoli addirittura anche qualche atto vandalico più condannabile, diciamo, ecco, che staccare il crocifisso non ha senso. E in più, oltre a questo, i nostri cimiteri sono un pochino, sono tutti da rivedere, nel senso che Rosciano adesso si sta facendo qualcosa, perché stanno facendo i lavori di ordinaria manutenzione perché ci pioveva, eccetera, ma ad esempio ci sono nei due padiglioni lato mare, non ci sono i montacarico e gli assessori che vanno di sotto, quindi lì di sotto sono circa, più o meno all'incirca, saranno 200-300 tombe, e le persone anziane che deambulano autonomamente sono in grossa difficoltà. Quindi questo è un problema che va risolto. O va messa una sedia che a muro, che poi che gli dia la mano ad andare giù di sotto, oppure va messo un montacarico. In più va ripulita anche un po' di erbacce, perché intorno ci sono le canne alte anche 2 metri sul lato fano del parcheggio. Ecco, e quindi ci sono, in più c'è un altro problema, adesso si sta lavorando alle stimolazioni, però ci sono delle tombe vecchie che dentro ci sono dei defunti di 80-100 anni fa, e queste dovrebbero essere ripristinate, perché se no la media massima era dei 40 anni, quindi adesso addirittura 35. Vanno creati dei loculi nuovi, e va anche previsto l'ossarietto, perché l'ossarietto non tutti sono contenti di buttare i propri cari nell'ossario comune, ma vogliono continuare a vederli nella propria tomba. Non parliamo di quello di Ferreto, perché quello di Ferreto addirittura quando piove ci vogliono gli stivali. Incontrai domenica una signora che mi dice: io vengo quando piove perché ci vogliono gli stivali, perché non c'è il drenaggio sul interno, non esiste, e quindi l'acqua... Sì, tempo scaduto. Mi spiace, Silvano. Bene, passiamo a Dimitri Tinti. Sì, allora, come dicevi prima tu, citando appunto il Foscolo, i cimiteri sono luoghi importanti che contribuiscono a creare anche appunto una coesione della comunità, perché no, c'è il passaggio anche della memoria, oltre che gli affetti. Quindi sapere che ci sono atti, insomma, di vandalismo o di furti è davvero indegno e sicuramente vergognoso da condannare. Per quello che riguarda le manutenzioni, ci sono in corso, come si diceva, non solo manutenzioni ordinarie, ma anche manutenzioni straordinarie, perché i lavori che sono in corso e a breve saranno terminati, mi risulta, di impermeabilizzazione al cimitero di Rosciano sono di manutenzione straordinaria, ma nello stesso cimitero di Rosciano sono previsti, la progettazione esecutiva sta per terminare, anche lavori importanti per un nuovo padiglione, quindi per garantire anche nuovi loculi. Se non ricordo male sono 910.000 euro di lavori. Che chiaramente, quando appunto sarà pronta la progettazione esecutiva, fra poco poi partiranno, e quindi sarà importante. Sono anche previsti lavori, su questi dovrebbero partire tramite un finanziamento, se non ricordo male, del PNRR per 500.000 euro per quello che riguarda invece il quadrilatero, il consolidamento del quadrilatero centrale del cimitero centrale, ma
In questi anni sono stati anche tanti gli interventi fatti, sicuramente si può fare sempre di più, si può fare meglio, anche e soprattutto per quello che riguarda il controllo, la manutenzione anche delle piccole cose, ma i cimiteri che sono stati curati o mantenuti o anche con interventi importanti sono quello di Ferretto, di Caminate, ricordo anche l'Ulivo perché c'erano delle tumulazioni che andavano impermeabilizzate, quindi ecco, tanto sicuramente c'è da fare e sicuramente va aumentato anche il controllo. Poi, oltre al controllo delle forze, insomma, la polizia locale o quant'altro, è importante anche un controllo sociale, perché chiaramente sono luoghi appunto della memoria che vanno preservati in quanto tali. Bene, grazie Tinti. Cespugli. Sì, guarda, lo dico a favore di Camera, lo stato dei cimiteri è vergognoso, vergognoso. Scusate, non voglio offendere nessuno, ma è vergognoso. Probabilmente nasce da delle difficoltà degli uffici che, qualora eletti, ma comunque sia anche, penso, di poter investire anche gli altri nel dire diamo agli uffici, diamo le risorse e le energie per dare un decoro a questi luoghi. Amici mi segnalano addirittura nei cimiteri di Roscono San Bacio e Carignano non ci sono neanche i bagni pubblici. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di decoro, di sfalcio dell'erba? La gente, anziani e non anziani, poco importa, che va al cimitero, è possibile che deve andare a fare la pipì dietro una siepe? Non può avere un bagno? Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma siamo la terza città delle Marche, non abbiamo un bagno nei cimiteri. Ma di vogliamo parlare ancora? Basta, è ora di schiantarla, scusate il termine, ma su certe cose me la sento, perché vedere persone anziane che, con tutti i problemi che possono avere o non avere, poco importa, che non hanno un luogo dove andare a fare il bisogno, mi sembra veramente non decoroso di una città che si definisca come tale. Dunque, presto dire, diamo le risorse agli uffici, facciamo gli investimenti, la città è grande, ha le spalle robuste, diamo dignità. Poi sul discorso, ecco sì, scusate, sul discorso dei piccoli furti, quella è la pochezza del genere umano, che si vedeva anche sui social, che hanno nella tomba, credo, di un ragazzino, di un bambino, hanno rubato una motociclettina, che era lì un giocattolo. Queste sono le pochezze del genere umano, non possiamo farci nulla, però non scendiamo a quel livello come amministrazione comunale, dunque facciamo veramente qualcosa per dare dignità ai nostri cari che riposano nei luoghi, speriamo più decorosi possibile, e poter usufruire dei servizi igienici come si fa in qualsiasi civiltà. Scusate se mi sono un po' accalorato, ma il tema per me è importante. È abbastanza sentito. Grazie. La tocca. Scusate. Passiamo al miglioramento del benessere sociale. Quali sono i vostri progetti? Ad esempio, con l'invecchiamento della popolazione è necessaria una gestione attenta del benessere degli anziani, autosufficienti e non. Occorre aumentare i posti disponibili e i servizi per coloro che necessitano di assistenza, ma penso anche ad una città senza barriere architettoniche, penso ai circoli ricreativi, tanti gli aspetti da prendere in considerazione. Quali sono i vostri programmi? Partiamo da Tinti, 3 minuti a vostra disposizione. Questa è una domanda che richiederebbe molto, molto tempo. Cerco di riassumere. Allora, innanzitutto il fenomeno chiaramente è significativo e va affrontato nel dovuto modo. Per quello che riguarda i servizi, parlo per i non autosufficienti, è importante, l'abbiamo visto in questi anni, sempre più fondamentale la gestione associata dei servizi, quindi a livello di ambito, ricordo siamo nell'ambito sociale 6, Fano è comune capofila con altri 8 comuni e ad esempio gli assegni di cura per i non autosufficienti è gestita in maniera associata, il servizio di assistenza domiciliare non lo era, dal 2021 lo è e questo ha consentito di aumentare la platea dei beneficiari, di aumentare le ore di assistenza, di qualificare anche lo stesso servizio. Poi c'è una carenza di posti sociosanitari, però ricordo che in questa città, sia per la parte privata che per la parte, diciamo, a titolarità comunale, i posti sociosanitari, sia quelli realizzati, ad esempio gli unici posti di RSA sono in una struttura privata, al Cante di Montevecchio, ma e quelli invece previsti nella residenza protetta al Don Tonucci come aggiuntivi sono stati autorizzati
e previsti dal piano del fabbisogno, fatto dalla Regione Marche a giunta centrosinistra Ceriscioli nel 2018-2019. E da allora la giunta che sta governando, di cui tra l'altro nell'amministrazione non è in giunta ma è consigliere regionale lo stesso Ser Filippi, che vedo che va in giro anche diciamo distribuendo posti come se fossero bazzecole, non ha fatto nulla, non ha cambiato il piano del fabbisogno. Noi invece siamo riusciti, proprio perché quei posti che erano previsti di ampliamento, dove tra l'altro sono previsti anche 40 di RSA, erano assegnati come autorizzazione al gestore privato, siamo riusciti con una delibera fatta, un atto di indirizzo a fine anno e poi con gli atti conseguenti con la Regione, a trasformarli in posti pubblici, sono a titolarità comunale, sono 60 posti di cui 40 di RSA che vanno realizzati. E, oltre questo c'è il tema dell'Alzheimer, ricordo che anche su questo c'erano state delle promesse, nel 2021 se non ricordo male c'era stato proprio un incontro organizzato al Centro Margherita dallo stesso Ser Filippi con l'assessore Saltamartini, eravamo presenti anche io, il sindaco e il presidente della fondazione, tante promesse ma ancora siamo al palo, la competenza è della Regione. È chiaro che, quindi bisogna cambiare il piano del fabbisogno, sono passati 4 anni e non è stato fatto nulla. Poi per quello che riguarda invece gli autosufficienti, in questi anni devo dire che è stato fatto molto, anche con la Proloco, abbiamo un progetto con i centri ricreativi che sono diventati sempre più una rete percepita dalla città, di promozione della longevità attiva, ma tanto altro ancora si può fare anche come servizi di prossimità, per coloro soprattutto che sono isolati dentro casa. Grazie Tinti, Gianluca Cespuglio, passiamo a lei. Sì, grazie. Allora, sicuramente, come quello dei cimiteri, il tema è estremamente delicato e caldo e va affrontato, diciamo, nella città in modo anche collegiale. Sicuramente ci vuole un coinvolgimento anche del terzo settore nella dinamica e nell'analisi di tutte le problematiche. Sicuramente ci vogliono, allora, più assistenti sociali nel territorio che sappiano intercettare e interagire con la popolazione nelle necessità. Non può un assistente sociale che ha la formazione per curare determinate tematiche fare il lavoro d'ufficio amministrativo. Mettiamo degli amministrativi a fare gli amministrativi e gli assistenti sociali a girare nel territorio e a monitorare le varie situazioni. Purtroppo io c'ho quella fissa, ritorno sempre ai comitati di quartiere, i quartieri. Non mi dispiacerebbe all'interno di un quartiere oltre del vigile, alcuni mi dicono che non è possibile, lo valuteremo, non mi dispiacerebbe una persona qualificata, un assistente sociale che possa monitorare le dinamiche del quartiere cercando di intercettare tutte le difficoltà. Di fatto oggi chiedo, perché non lo so, io non sono nella stanza dei bottoni, esiste una mappatura di tutte le persone, diciamo, con difficoltà, con disabilità, esiste una vera e propria mappatura? Perché mi dicono che chi si affaccia, diciamo, verso gli sportelli dei servizi sociali, la prima cosa che gli chiedono è che ISEE hai. Sicuramente è importante, però può essere per curare o per redimere il disagio che ISEE hai? No, bisogna vedere le problematiche. Poi se uno ha un ISEE alto, dobbiamo ascoltarlo, dobbiamo poterlo indirizzare. Dunque io auspico una maggiore presenza da parte delle strutture dei servizi e soprattutto un coinvolgimento del terzo settore. Io non so se i telespettatori conoscono le dinamiche del terzo settore, perché alle volte sembra un termine un po' avulso, no? Non voglio banalizzare, mi perdonerà Maurizio Tommasini, però il terzo settore, banalizzando, è uno e due. Cioè, il primo settore potrebbe essere il pubblico, il privato, chi fa profit. Il secondo potrebbe essere la pubblica amministrazione, il terzo sono tutte quelle realtà e associazioni no profit, definiamole non profit. Terzo settore non a caso, perché è terzo rispetto ai primi due, dunque sopra le parti. Come dicevo prima, a Fano ci sono tante associazioni di volontariato non profit che si vogliono spendere, si vogliono dedicare. Per me un'amministrazione deve poter dialogare con questi settori. Mi spingo oltre, se non proprio un vero e proprio assessore, una delega a un assessore per il terzo settore, perché è un tema che va tenuto in considerazione e va potenziato in questa città. C'è tanta gente che vuol fare volontariato ed è disposta a dare una mano, perché non coinvolgerla? Il caso è semplice, no? Piuttosto anche noi, con tutti i nostri affetti, i nostri cari, qualora in ipotesi di difficoltà, preferiremo prendere una persona da una ditta, una persona che viene dalla società civile,
che riesce, diciamo, a esserci più vicino? Mi sembra anche quasi scontata la risposta. Scusate che mi sono dilungato. Enzo Di Tommaso, passiamo a lei. Dunque, io ci sta che in campagna elettorale vengono fatte le polemiche, perché ognuno guarda il proprio orticello, e quindi, però c'è da dire questo, che la sinistra ha governato la Regione Marche 50 anni, no? Forse anche di più o di meno, più o meno siamo là. E in questi 50 anni, la Giunta Tacquaroli è il quarto anno neanche ancora, quindi si sta pretendendo da quello che non è stato fatto per 50 anni che questa nuova amministrazione in 5 anni faccia chissà che cosa. E questo non è bello, perché comunque sia, al posto di seguire la questione dell'RSA nella nostra provincia, è un problema serio, è un problema. Io mi auguro che con la fondazione che ha messo in campo questa possibilità di realizzare questa nuova RSA vicino alla Don Tonucci, insomma alla zona della piscina nuova, che ci sia la possibilità di farlo. E noi sicuramente perseguiremo questa strada, e oltre a questo stiamo valutando di poter proseguire con l'INPS il Vittorio Colonna. Dunque quello sarebbe il massimo per Fano, perché noi non dobbiamo pensare, lo dico anche per esperienza, che non possiamo mettere le persone anziane a 50-60 km da casa. E non è possibile, perché si sentono emarginati, i figli lavorano, vanno una volta alla settimana, si sentono abbandonati e chiuse dentro lì nel coso. Quindi, e tutto questo dovremmo cercare di trovare anche all'interno dei quartieri dei punti di aggregazione migliori. Ecco, migliorare, non è che non ci siano, migliorare, coinvolgere di più le associazioni no profit che vogliono fare, quindi metterle tutte intorno al tavolo, fare rete, capire esattamente chi sono queste persone che hanno la difficoltà, che hanno bisogno di aiuto, che hanno bisogno della persona che passa 2 ore a giocare le carte. Ecco, sono tutte cose che gli allietano la cosa. Poi, chiaramente, anche l'assistenza domiciliare, questo è molto importante, perché ci sono delle famiglie che sono veramente in difficoltà. Quindi noi cercheremo di alleviare tutto questo con un progetto complessivo, dove anche cercando di nominare un Diability Manager, che praticamente che seguirà e studierà quelli che sono le problematiche dell'handicap, e quindi per tutto l'ambito, per poter fare in modo che questo signore che è responsabile, che sia un professionista, che conosca bene la situazione, possa inoltrare agli amministratori quelle che sono veramente le problematiche, perché noi siamo tutti professori, però in realtà poi solo chi ci vive capisce quali sono le problematiche, e se non abbiamo chi è competente non riusciamo neanche a capirle, e non riusciamo neanche a applicare quelle che sono le possibilità nella concretezza per risolvere i problemi che ci sono. Grazie Di Tommaso. Tinti, vedo che, visto che scuoteva la testa, avrà modo di replicare adesso, di fare le sue precisazioni. Benessere e salute vanno di pari passo, si discute sulla carenza di personale e servizi, del fabbisogno di posti appunto sociosanitari, del pronto soccorso. Nei prossimi anni per che cosa vi batterete? Partiamo dalle Cespuglio. Allora, alla difesa del Santa Croce senza se e senza ma. Allora, l'abbiamo visto in passato anche con la disastrosa amministrazione Ceriscioli della Regione, che si è venduto questo che doveva essere l'ospedale unico, che di fatto non esiste e non esisterà, perché non ci sono le risorse e i fondi. Era solo una scusa per dare un ospedale a Pesaro, ben venga, se lo tengano, però Fano deve avere il suo ospedale, senza se e senza ma. Ci sono nella regione vicina, Emilia Romagna, esperienze fra Forlì e Cesena, dove due comunità prossime hanno due strutture che devono solo dialogare fra di loro e darsi delle eccellenze. Fano può occuparsi di determinate eccellenze e Pesaro di altre. Portare tutti in una non ha senso. Fano è un ospedale di vallata che diciamo, al quale attinge tutto un bacino dell'entroterra estremamente importante. Io lavoro nell'entroterra, dialogando con un sindaco, non posso fare il nome, con un sindaco mi diceva: ma io qui dall'entroterra, piuttosto che arrivare a Urbino, che sarebbe il mio ospedale di competenza, arrivo prima a Fano. E allora, questo la politica lo deve sapere e se lo deve mettere in testa. Perché, poi perché la collocazione, lo sappiamo benissimo, la collocazione su Pesaro,
per il famoso algoritmo. Allora, per il non esperto informatico, qualcosa ne capisco, l'algoritmo è solo un elemento per dire io so quello che ci metto e so quello che voglio ottenere fuori. Per dare più punteggio alla collocazione pesarese è stata inventata la fermata del treno di Fosso 6 ore. Ora, i treni non fermano manco a Fano e fermano a Fosso 6 ore. Ma di cosa parliamo? Dunque, qui non si fugge. La politica si deve mettere seduta intorno al tavolo e deve poter ragionare per dare un ospedale dignitoso a Fano. Le esperienze ci sono, le professionalità ci sono e da lì, per quanto mi riguarda, non si fugge. E chiamo anche tutta la popolazione a interessarsi ai temi della sanità e a difendere il nostro ospedale. Perché due ospedali con eccellenza da una parte, non doppioni, quello sicuramente no, eccellenza da una parte, eccellenza dall'altra, possono coesistere e la politica deve poterli fare coesistere. Grazie. Passiamo ad Enzo Di Tommaso, 2 minuti a disposizione anche per lei. Grazie. Io parto da un po' più lontano. Nella mia esperienza in provincia del 2002-2004, negli anni 2000, chiaramente già da là si parlava dell'ospedale unico, no? Che è stato sempre osteggiato, perché chi ha osteggiato l'ospedale unico è stato sempre il centrodestra, perché poi abbiamo visto come è andata a finire. Quindi Sciriscioli aveva già concordato con il PD locale di fargli fare gli interquartieri purché gli potesse far fare l'ospedale unico e altri interventi a peso, e poi dopo è andata a finire come è andata a finire. Oggi i soldi non ci sono, il project finance ci indebitava per una vita, compresi i nostri figli e nipoti, e per cui la Regione ha previsto di fare un ospedale di 450 posti e ha previsto di spendere 20 milioni di euro sulla palazzina a Fano, più l'hospice pediatrico, che è un'altra cosa molto importante perché è molto sentita come cosa, e soprattutto dietro il blocco che si sta progettando, finendo di progettare, ci sono i servizi, c'è le sale operatorie, ci sono i vari assistenza della chirurgia d'urgenza, eccetera, e questo è molto importante. Già da quella volta si parlava di questo, come si parlava di liste d'attesa e tutto, e di tante altre cose. Quindi però si era parlato di integrazione. Questa era una cosa, e ritorno a quello che diceva Cespuglio prima, l'integrazione è l'unica soluzione che può portare a coesistere i due ospedali. Eccellenza da una parte, eccellenza dall'altra. Io di qua ho il pronto intervento, poi se ho bisogno di una specializzazione vado dall'altra parte, o viceversa. Quindi noi invece negli anni, nel silenzio più assoluto, perché poi non tutti sapevano, si sono accorti di questa cosa, l'ospedale di Fano è stato svuotato, quindi tutto a Pesaro, è diventato un poliambulatorio, ad eccezione della pediatria, della ginecologia, una parte della geriatria, e il resto è diventato un poliambulatorio. Questo non è giusto, noi siamo contrarissimi e siamo per la tutela integrale dell'ospedale di Fano. Tinti, chiudiamo con lei. Sì, approfitto anche, chiedo a Gianluca, l'ho chiamato per noi, ci conosciamo da tempo, visto in merito alla domanda precedente, di visitare davvero come funziona anche gli uffici dei servizi sociali, perché con l'UPS, con l'ufficio di promozione sociale, le assistenti sociali a disposizione in maniera accessibile, fruibile, tutti i giorni, e anche con il PUA che ha aperto il punto unico d'accesso insieme col distretto, che è aperto da lunedì al giovedì, sempre a Sant'Orso, offrono un servizio davvero di qualità e di, chiaramente, dappertutto non ci si può arrivare, ma tra visite domiciliari, accessi e quant'altro e prese in carico, credo che ci sia siamo a un buon livello, è migliorato moltissimo, e quindi va sicuramente verificato. Il tema dell'ISEE è un elemento che non è elemento fondamentale, ma chiaramente c'è un tema di equità e credo che soprattutto a sinistra questo dovrebbe essere ben presente. Per quello che riguarda l'integrazione, si parla di integrazione, ma io ricordo che il processo di integrazione sulla sanità si è interrotto, perché Marche Nord era un processo di integrazione graduale, ci siamo messo tanto tempo. Il rischio, se parlate con i sanitari, con i medici che oggi lavorano anche a Santa Croce o al San Salvatore, il tema, oppure Muraglia, il tema sarà questo, che le eccellenze non possono stare dappertutto. Allora vanno concentrate, però ricordo che chi oggi dice a Fano bisogna investire, sono d'accordo anch'io, ma su Fano oggi sono previsti 20 milioni. A Pesaro un ospedale nuovo con 204 milioni. Questo dà l'idea di quello che è oggi l'impegno della Regione Marche su questo territorio.
c'è una differenza enorme, il rischio è che Fano venga depauperato, perché poi i medici, le eccellenze, le qualità magari vanno da un'altra parte. Allora l'integrazione non va abbandonata, questo è importante, e soprattutto non va investito sulla sanità territoriale, che la sanità territoriale in questi ultimi tempi, dalla salute mentale alle dipendenze patologiche, è stata depauperata. L'ultima domanda di questa puntata è quella che racchiude un po' tutti i discorsi che abbiamo fatto finora, riguarda ovviamente il nuovo PRG che la Giunta Sieri ha approvato proprio in dirittura d'arrivo. Contiene questo PRG diverse novità, tra cui la diminuzione delle superfici edificabili e dei volumi. Ecco, cosa pensate voi di questo PRG e se una volta al governo intendete modificarlo? Avete 3 minuti ciascuno per rispondere a quest'ultima domanda. Comincia Enzo Di Tommaso, prego. Grazie. Questo innanzitutto era molto elegante che la giunta uscente avesse rinviato, non avesse approvato di corsa con il rattoppio a destra manca, approvando delle osservazioni all'ultimo minuto, che non avesse approvato il piano regolatore. Poi questo piano regolatore non è ancora approvato, in realtà è stato approvato dal Consiglio Comunale, è andato in provincia, quindi la provincia deve fare delle controdeduzioni. Delle controdeduzioni in questo caso andranno a finire con la nuova amministrazione, quindi la nuova amministrazione avrà 2 mesi di tempo per accettarlo, non accettarlo, rifarlo oppure cancellarlo o rifarlo da nuovo. È un problema serio perché ci sono delle previsioni che è stato tolto delle aree edificabili, è vero, ma perché c'erano le richieste dei cittadini, non perché ci sono dei comparti che sono rimasti tali, ci sono dei comparti che prevedevano la realizzazione di strade, di viabilità interna, parliamo di Centinarola, parliamo anche di altre zone, dove in realtà c'è stato tolto l'edificabile, è rimasta la strada, chi la fa? Quindi ci sono delle incongruenze che vanno verificate. Noi come centrodestra ci siamo detti che comunque verificheremo esattamente qual è la situazione, perché poi c'è un altro fatto che è importante, che il piano regolatore deve essere, entro 2 anni, deve essere rapportato al PUG, che è una previsione urbanistica generale, per cui questo piano regolatore praticamente va rivisto comunque nel giro di 2 anni, per cui non ha senso approvarlo adesso e ingessare la città che poi c'è da rimettere mano un'altra volta. Quello che noi non accettiamo è il fatto che sono 2 anni che gli si va dietro, anche di più. L'amministrazione ha avuto 10 anni di tempo per fare un piano regolatore come Dio comanda, non è stato condiviso con i cittadini, quindi ci sono delle situazioni che molti cittadini sono arrabbiati sotto questo punto di vista, e oltre a questo sono stati spesi 250.000 euro di chiacchiere, di presentazioni, di slogan, di studi, eccetera, eccetera, che poi quanto alla fine andiamo a vedere un copia e incolla da quello precedente. Questo non mi sembra una cosa logica, conosco bene il vecchio piano regolatore, quindi so benissimo di che cosa parlo. Oltre a questo, questo adesso è diventato un copia e incolla, perché comunque alcuni dei comparti sono rientrati, oltre a questo c'è la previsione di altri 300 commerciali. Andando avanti, uno fra l'altro in una posizione scomodissima, che è quella dell'Arzilla, che non c'è la viabilità per niente, perché lì c'è una via che scende proprio prima del ponte e non si riesce a entrare, già è pericoloso adesso, cioè, se andiamo a metterlo in centro commerciale vedremo cosa succede, si farà un'altra rotatoria prima della curva, non credo che si possa fare perché ci sono le case eccetera, quindi andremo a revocarlo sicuramente. Beh, grazie Di Tommaso. Tinti, invece? Tra l'altro quest'ultima dichiarazione di Enzo Di Tommaso confligge un po' con quello che ho sentito invece di recente dal candidato Ser Filippi, che su molte cose ho capito che confermerebbe questa previsione, vedi il polo logistico, ma adesso a parte questo credo che questo PRG con tutte le difficoltà del caso, allora sulla partecipazione, quando si fanno processi partecipativi uno fa 10 incontri, c'è sempre chi dice che bisogna farne 11. Quindi io non credo che non ci sia stata partecipazione, è stato lungo, elaborato, sicuramente si poteva approvare prima, ci sono tutta una serie di... però credo che è importante sottolineare, e tra l'altro è stato anche approvato
anzi adottato inizialmente entro il 31 dicembre proprio per non entrare nella nuova legge urbanistica con la previsione del PUG che avrebbe rimandato di diversi anni questa adozione. E la città di Fano ne aveva bisogno da tempo, c'è un investimento forte, un focus sulla città pubblica, il tema appunto prima si parlava dei quartieri, delle community hub o dei luoghi della socialità, c'è il tema della riduzione del consumo di suolo, che credo 24-25%, adesso se non ricordo male le percentuali, anche delle aree non solo edificabili ma anche quelle commerciali, quelle residenziali, quelle commerciali. C'è il tema che su diverse aree di trasformazione c'è una valutazione ad hoc, anche con la previsione di progetti norma o piani attuativi o piani o permessi di costruzione convenzionati. Quindi c'è un e anche il tema dello stop al, diciamo, agli standard inadeguati, no? Il tema dei parcheggi, la monetizzazione dei parcheggi. Sì, anche lì probabilmente ci si doveva arrivare prima, ci sono dei quartieri, Paleotta, Poderino, dove sono state trasformate, no, delle ex villini in condomini, e forse appunto ci si arriva tardi, però ecco, è importante intanto ridare una qualità nuova alla città, una città che ha bisogno appunto di standard, parcheggi, aree verdi. Quindi su questo credo che sia importante. Poi ci sono anche delle cose sulle quali vanno valutate, tipo ad esempio sul polo logistico, il tema della qualità anche della salute va preso in considerazione. Lì forse c'è stato poco dialogo anche con i cittadini, con il comitato, che vanno ripresi. Non si possono fermare le attività, diciamo, e gli investimenti, ma sicuramente è il piano regolatore che deve determinare le scelte, quindi l'amministrazione che anche dialogando di più con i cittadini e con le realtà che esprimono degli interessi va governato meglio. Quindi ecco, però credo tutto sommato che sia un PRG che dà una nuova veste alla città. Bene, grazie Tinti. Gli ultimi 3 minuti spettano a Gianluca Cespuglio. Grazie. Allora, chiedo scusa, un piccolo passo indietro all'assessore Tinti. Io non ho detto che i servizi sociali non funzionano, li conosco, so come operano e operano bene. Non so le risorse che sono state assegnate al suo assessorato, però sicuramente vanno potenziati, non ho detto che lavorano male. Ho solo spiegato che professionisti come gli assistenti sociali, piuttosto che fare la parte amministrativa, io spocherei più nella fase operativa. Se questo avviene sono contento, però ritengo che un potenziamento ci voglia e necessiti la città. Non ho detto che ho operato male, dico solo che probabilmente chi sarà il prossimo assessore ai servizi sociali dovrà essere assistito maggiormente anche con risorse aggiuntive. Non ho fatto una critica, perché mi diceva che mi invitava a andare a vedere le realtà che conosco. Scusate un attimo, torno alla domanda. Allora, piano regolatore. Allora, innanzitutto bene, perché ha rimosso quello precedente di Aguzzi, che era onestamente deleterio. Però anche qui, è una notizia, l'assessore Tinti è stato partecipato. Io, scusate, ci avrò la fissa, però mi chiedo, e chiedo ai telespettatori, quanti di voi conoscono il piano regolatore? Io personalmente, vabbè, per mia cultura personale, qualcosa conosco, ne discuto con gli amici. Una volta, quando c'erano le circoscrizioni, c'erano i comitati di quartiere che si riunivano, discutevano dei temi del proprio quartiere e riportavano ai vicini, a tutto un vicinato, quelle che erano le emergenze. Ora questa discussione è avvenuta? No, perché non ci sono più le circoscrizioni, perché da 20 anni che ci battiamo per il loro ripristino non sono mai state fatte. Prima dal governo di centrodestra e purtroppo, una pugnalata al cuore, neanche dal governo di centrosinistra che abbiamo sostenuto e aiutato ad andare al governo, non hanno ripristinato queste predette circoscrizioni. Se ci fossero stati, si sarebbe discusso all'interno delle comunità, dei comitati di quartiere, con tutta la cittadinanza, delle potenzialità e dei risvolti, sicuramente non con l'occhio critico dell'esperto che può dare il suo contributo, ma quello dei cittadini. D'altronde il piano regolatore è come se fosse una nostra casa, la nostra città, potremmo avere delle aspirazioni, delle desiderata. Perché la politica non ha tenuto in considerazione di questo? Non dico per cattiveria dell'assessore Fanesi, ci mancherebbe altro, ora candidato sindaco, ci mancherebbe altro, però perché è venuto meno lo strumento e in 20 anni questa città non è stata in grado di ridare voce ai cittadini, diciamolo francamente. Prima, diciamo, con Aguzzi non ci aspettavamo nulla perché eravamo dalla parte opposta, non ce l'aspettavamo, benché anche lui l'avesse promesso. Ma questi ultimi 10 anni di seri, abbiamo fatto una campagna elettorale, siamo stati leali, sinceri,
abbiamo portato acqua al mulino di questa campagna elettorale e non è stato fatto nulla. Bilancio partecipato, sì, onestamente poca cosa. I comitati di quartiere sono un'altra cosa, sono dare dignità e voce ai cittadini, come noi speriamo che avvenga. Basta, abbiate pazienza, ma dopo un po'. Anche io sono cotto. Grazie Cespuglio. Noi abbiamo finito questa puntata di Occhio al Voto, quindi la saluto. Gianluca Cespuglio della Fanno Che Vogliamo, Marchegiani sindaco. Grazie, buona serata. Enzo Di Tommaso di Forza Italia, Dimitri Tinti del Partito Democratico. Un grazie, saluto e un ringraziamento anche al giornalista Silvano Clappis. Grazie a voi. Occhio al Voto torna fra pochi giorni, lunedì 20 maggio, dopo il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti voi.